prendiamo pranzo adesso qua. Alla fine non riescono a recuperare una cosa. Allora Paola Giovannardi, antica osteria di Monte Carelli, Barberino di Mugello. Allora, dunque, l'antica osteria collocata a Monte Carelli, una vecchia stazione di posta, sì, sì. Allora, l'ultimo documento che abbiamo trovato è del 1306 e parla della bettola di Monte Carelli, quindi quello ci farà un quadro, perché ancora non sono potuta andare all'Accademia, alla Biblioteca Nazionale di Firenze per prenderlo, e quello sarà veramente esposto, ci tenevo tanto. E poi volevo ringraziare tutti per essere qua, perché l'anno scorso non sono potuta venire per i problemi di famiglia e ci tenevo tanto, perché è sempre un'esperienza bellissima, è proprio bella, e mi emoziono sempre. Grazie. Allora, dici qualcosa? Sì, questa è una ricetta medievale, però lo spunto l'ho preso dal libro di Lorini. Di Tebaldo. Sì. Perché con Tebaldo lui mi porta sempre tutti i libri, io me li guardo, me li rileggo, e la base è quella. La base è quella, e poi c'è stata un'aggiunta di qualcosa di personale di mio, di Samuele, mio figlio, che lui non c'è perché lui non mi piace apparire, però è sempre con me. Brava, complimenti, grazie. Brava,